Musica, sport e solidarietà sono gli ingredienti che hanno caratterizzato l'edizione 2018-2019 del Ferrara Christmas Pop Rock, evento diretto dal maestro Diego Basso con l'orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e gli artisti dell'Art Voice Academy, e che lo stesso direttore ha presentato così poco prima dell'inizio del concerto. È un'edizione assolutamente inedita e nuova, abbiamo questi ospiti, alcuni con ormai sono stabili, no? Come Luisa Corna, che stasera però farà un repertorio molto bello e molto diverso dal suo solito. Poi abbiamo Davide Merlini, c'era anche l'anno scorso, ma quest'anno farà qualcosa anche di Claudio Baglioni, insomma farà delle cose nuove. Avremo Joe Di Tonno, che sicuramente ci farà un pezzo di Notre Dame, questo non si può biasimare da questo, però farà anche, non so, Una lunga storia d'amore, farà What a Wonderful World, insomma è un repertorio vasto, non mancheranno i pezzi proprio rock, i pezzi rock forti, insomma li sentirete dopo più tardi, e poi insomma il gran finale andremo con The Final Countdown, chi fermerà la musica, quindi nessuno può fermare la musica e noi saremo un po' più forti in questo finale della serata. Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre sono la sua figlia sgangherata, ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita, e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita, la pazienza della donna incomincia in quell'età, quando nascono in famiglia. Madrina immancabile della serata, Luisa Corna, che ha proposto 4 brani dal repertorio italiano ed internazionale. Siccome a gennaio uscirà un bellissimo film dedicato alla grande Mia Martini, ho deciso di cantare uno dei suoi brani, Che gli uomini non cambiano, che secondo me è un po' un simbolo, no, di qualcosa che forse non ha funzionato nella sua vita, e questo film si intitola Io sono Mia, che tra l'altro trovo che sia proprio un bellissimo titolo che esprime molto, e quindi volevo fare un omaggio appunto a Mia Martini, poi un omaggio a un'altra voce meravigliosa, insomma internazionale, Aretha Franklin, e poi un bellissimo brano che si sente pochissimo, che si intitola Fortissimo, che è un brano di Rita Pavone, che è un brano molto delicato che amo veramente molto, e poi uno dei miei preferiti, Stevie Wonder con Superstition. Tra i tanti artisti della serata anche una giovane promessa, la piccola Federica Manfreda, che ha aperto il concerto stupendo il pubblico presente. Musica è con, come vedete, Manolo Soldera, che è qui accanto a me.
quindi con Manolo che fa parte dell'Art Voice Academy, e poi comunque diciamo dopo l'esibizione dell'anno scorso sei tornata su questo palcoscenico perché già l'anno scorso ci avevi emozionato. Sì, sono ritornata qui, è sempre un piacere mostrare la mia passione per questo settore musicale. Senti, adesso quanti anni hai? 10 appena compiuti, l'anno scorso 9 appena compiuti. L'anno scorso vuoi ricordarci cosa hai fatto? L'anno scorso mi sono buttata sempre sul pop rock e credo anche di aver fatto Music e Somebody to Love. Il Ferrara Christmas Pop Rock è frutto di un'amicizia nata tra l'ideatore Sauro Campioni, il maestro Diego Basso e due imprenditori del territorio, Giuseppe Cattani di 2G ed Olivio Vassalli di Vassalli Bakering, che assieme a Scopa Gioielli hanno sostenuto la realizzazione dell'evento. È stato qualcosa che abbiamo voluto da tanto tempo a questa parte, con la collaborazione di Sauro Campioni, di Diego Basso e dell'azienda Vassalli. È qualcosa che ci rende felici, ci permette di fare beneficenza, di unire la beneficenza al sociale, allo sport, alla cultura, e quindi non vedo perché non dovremmo farlo. Ormai è diventata un'abitudine, promuovere cultura è una cosa molto importante, l'abbiamo già detto altre volte. Penso che oggi ancora più di prima siamo convintissimi di andare in questa direzione. È un modo di promuovere il nome di un'azienda molto interessante oggi per noi. Certo, quindi una bella promozione legata alla solidarietà, perché c'è sempre questa finalità anche. Ovviamente, ovviamente sì. Se non aiuta, chi può aiutare, chi deve aiutare? I proventi della serata sono andati all'Associazione Italiana Disabili, presieduta a livello locale da Maria Ida Mautone. È un palco d'esordio molto importante, noi siamo onorati di stare qui questa sera e vogliamo portare a conoscenza, oltre che i progetti della nostra associazione, che noi, oltre a tutelare le persone con disabilità nella quotidianità, aiutiamo, lottiamo soprattutto per il barriere zero, quindi difficoltà annullate nella vita di tutti i giorni. Questa sera noi vorremmo portare avanti il progetto, ringraziando la generosità anche del pubblico, il progetto per comprare una bicicletta un po' particolare che si chiama Velo Plus, e sullo stile, è un progetto totalmente italiano, mi sa anche emiliano. E, dicevo, è tipo la bicicletta cargo che sono tanto famose, usate nel nord Europa, dove dietro c'è una persona che pedala, quindi lo spingitore diventa pedalatore, e davanti si incastra la sedia a rotelle. Questa bicicletta può essere utile per tutte le finalità, sia nella vita quotidiana, per girare in centro storico, per i turisti, ma anche per fare dei picnic, perché ha la possibilità di andare anche sullo sterrato. Quindi noi la riteniamo un mezzo molto utile che assolutamente non può mancare nella città delle biciclette. La serata ha avuto anche una parentesi sportiva con la presenza della Ferrara Basket 2018, squadra nata la scorsa estate con il supporto di 2G e Vassalli Bakering, e che vede l'unione di giovani giocatori ferraresi con professionisti che militano da anni nel mondo della pallacanestro. Nasce da imprenditoria locale ed è un bellissimo progetto, perché si vuole dare la possibilità ai giovani di crescere. Nell'ultimo periodo nella pallacanestro italiana mancano un po' queste realtà, diciamo che i giovani appena escono dal settore giovanile non sono proprio prontissimi e quindi devono fare esperienza con giocatori magari un po' più esperti. Per Ferrara e per il Teatro Comunale, una bella serata che ha emozionato il pubblico, a cui è stato dato appuntamento al prossimo anno.